fare che sta avanti, qualcuno la si fa, che sta in un urbano, attore che è matrice, non servo di cubi, mi seguo la domanda, e a tutti da lì. Il nuovo anno parte con questa bellissima trasmissione, interessantissima trasmissione dedicata all'ambiente, geografia. A condurla sempre magistralmente l'avvocato Giovanni Picone, che è qua con me. Oggi ho l'onore e il piacere di colloquiare con lui, non sarà un'intervista, ma sarà solo un discorso tra amici, perché non possiamo ignorare purtroppo quello che sta accadendo. È brutto aprire il nuovo anno con notizie che ci vengono continuamente dai mass media, con quello che sta accadendo in Australia. Quindi Giovanni, la parola a te. Grazie, intanto ringrazio Rosaria, persona di grande cultura, di grande garbo, anche di gentilezza. Ringrazio l'emittente, ringrazio enti e istituzioni, perché devo dire ho riscontrato ormai dopo tantissimi anni una sensibilità verso questo problema, che è quello dell'ambiente, che altrove non ho francamente riscontrato. È quello che penso, per carità. Hai detto una cosa sacrosanta: cominciamo anche il 2020 con vicende drammatiche, anche tragiche, parlando dell'Australia. Purtroppo il 2020 è il prosieguo del 2019, come il 2019 e il 2018. Siamo di fronte allo stesso problema. L'assunto finale qual è? È che dobbiamo prendere atto che la forza della natura è una forza indomabile, e quindi l'illusione di poter gestire come genere umano tutto e sempre è stata veramente piegata in maniera evidente da questa grande tragedia che non colpisce soltanto l'Australia. Ecco, questo mi sembra un po' il deficit dell'informazione, il fatto di non riuscire mai a dare un'idea complessiva di come un fenomeno che oggi accade a migliaia di chilometri distanti dalle nostre realtà poi abbia delle ripercussioni pesantissime. L'Australia è l'ultimo degli episodi. Diciamo che fenomeni del genere si sono già verificati in precedenza nella foresta amazzonica, sistematicamente in California. Abbiamo il problema dei ghiacciai. Io stesso, quando guardo alla nostra esperienza, quella con Air Council Alliance, cominciata oltre 20 anni fa, e vedo quello che è successo poi in questo ventennio, purtroppo devo registrare dei cali che sono impressionanti e ingiustificati, perché non è che i problemi si siano attenuati, anzi al contrario sono aumentati. E magari è diminuita l'attenzione. Esattamente, adesso. Ecco perché il ringraziamento alle istituzioni è sentito e profondo. Perché? Perché se non c'è sensibilità non c'è informazione, di conseguenza non c'è formazione. Certo. E quindi noi tratteremo sempre questi problemi come il fatto episodico accaduto dall'altra parte del mondo che poco incide. Non è così. Il problema è globale. Il problema è globale. So in queste ore proprio di uno studio molto, molto particolare, anche molto sofisticato, che prevede un intervento molto intenso su quelli che sono i due poli, perché alcuni scienziati hanno individuato proprio nel problema dei poli, e quindi lo scioglimento dei ghiacciai, uno di quelli che potrebbe causare dei danni ingenti in tempi brevissimi. Però ecco, torniamo a ripetere quello che abbiamo detto anche altre volte: denunciare questi fatti, parlarne come
fatti di cronaca è riduttivo rispetto a quello che invece occorrerebbe. Ecco perché in altre circostanze indicavamo il problema della formazione come il problema fondamentale per la svolta che deve portarci a guardare il problema. Però il problema, scusa di interrompere, è come fare questa formazione, dove? E come sempre poni un interrogativo che è quello là poi centrale, no? È quello là che dovrebbe essere, costituire la risposta al dramma che ormai stiamo vivendo, perché diciamo che gli scienziati hanno cominciato oltre 30 anni fa. Io ho avuto modo di conoscere, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Maurice Strong, che è stato il papà dello sviluppo sostenibile, una persona che era capace di trasmettere entusiasmo, contenuti, anche con procedimenti piuttosto semplici. E ricordo una stagione molto bella, che è quella che va forse tra il 2005 e il 2010, con manifestazioni interessanti, con il sostegno di alcune fondazioni molto importanti. Per esempio la Clinton Foundation offrì un contributo notevole, così come le Al Gore Foundation. Ricordo una manifestazione molto bella a San Francisco nel 2005, Green City, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, dove si chiamava proprio a raccolta il meglio che la scienza potesse offrire per cominciare a ragionare in ordine a una svolta sul problema ambiente. Noi lo seguivamo come Air Council Italia e come UNEP, United Nations Environment Program, cioè il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. E sembrava, ecco, una nuova primavera intorno a questi problemi. C'è da dire che da allora a oggi le cose si sono molto attenuate, per tutta una serie di ragioni, per la mancanza di convinzione dei governi a partecipare alle iniziative di ONU, per la mancanza di sensibilità. Però torniamo alla tua domanda, da dove si comincia? Non ho dubbi su questo, Rosaria, formazione. La formazione è fondamentale, è basilare. Noi siamo partiti come Air Council Italia nel 2014 con un'iniziativa semplice, elementare se vuoi, ma era secondo me di centrale importanza. Infatti si associarono subito le nostre componenti svizzera e americana. Perché? Perché chiedevamo che l'educazione ambientale entrasse nelle materie della scuola dell'obbligo, affinché i bambini delle scuole elementari cominciano a capire che cos'è, che vuol dire il rispetto dell'ambiente, che troppo spesso, sai, riduciamo a quelle che sono le convenienze del momento. Oggi ci va di agire in un certo modo, adottiamo tutti quanti una linea di condotta, domani la cambiamo e quindi quello che poi finisce con il prevalere è l'interesse economico. E allora, di fronte a questo contrasto, se noi non stabiliamo dei principi e cominciamo a dire che gli elementi essenziali, l'acqua, l'aria, la terra, vanno difesi in assoluto, come è stato un po' il documento su uno studio che è già stato fatto, peraltro, Earth Charter, cioè la carta della Terra, i diritti di tutti gli esseri viventi del pianeta. Ecco, io direi che gli elementi essenziali sui quali richiamare l'attenzione sono proprio uno strumento, un documento che valga per tutti i popoli del pianeta e al tempo stesso la formazione, perché tutti rispettino il pianeta Terra, la nostra casa comune. Se non partiamo da questo, credo che ogni tentativo diventi soltanto la risposta all'emergenza del momento. Quindi politiche globali, interventi globali, sì. Altrimenti non si raggiunge quello che è l'unico obiettivo, la nostra casa, la nostra amata Terra. Io vorrei un po' ancora ricordare, perché poi dopo ritorniamo su questa tematica, nelle varie interviste che magistralmente, dicevo, non per piaggeria, ha condotto, vorrei ricordare un po', oggi che iniziamo il nuovo anno, quali argomenti avete trattato, sì, e con quali ospiti. Abbiamo parlato di dissesto ideologico, elenchiamoli, perché forse non tutti hanno seguito le precedenti tradizioni. Sì, noi abbiamo cercato, devo dire, dietro tuo invito, che ha mostrato sempre questa grande sensibilità e ci ha dato veramente un grosso contributo, di dare una sorta di indirizzo al tipo di comunicazione che andavamo a fare. Quindi abbiamo cominciato con i rifiuti, mi pare. Con i rifiuti, con l'ingegnere Beatrice Fabbricatore, persona che è molto preparata, che stimo tantissimo. Poi abbiamo continuato con quello che è l'inquinamento atmosferico, abbiamo parlato, sì, col professore
De Marco, altra persona di primissimo piano, molto attenta ai problemi proprio relativi a quelle che sono le varie ricadute che sull'ambiente stesso possono avere delle componenti inquinanti sotto il profilo atmosferico, dissestro idrogeologico e quindi anche della conformazione del nostro territorio, fatto sul quale mi piace aprire e chiudere una parentesi, anche lì ripetiamo lo stesso errore, perché ne abbiamo discusso col professore Longo. Il professore Longo è una persona che stimo e conosco da oltre 30 anni, è stato presente in molte delle nostre manifestazioni, è stato anche amministratore in una vicenda che mi ha coinvolto direttamente e devo dire la cosa importante era quella sulla quale lui insisteva sempre, formazione. Formazione perché oggi, per esempio, le nuove generazioni, i giovani a partire dalle scuole elementari, pur vivendo in un territorio come il nostro, quello dei Campi Flegrei, zona sismica per sua stessa natura, però non conoscono il fenomeno, non sanno come reagire di fronte a certe situazioni. Voglio dire con tutto il rispetto, e sono sincero in quello che sto affermando, per chi lavora nel settore, quindi della protezione civile, istituzionale in genere, ma mi permetto di dire, anche per esperienza diretta, che non siamo pronti, non c'è una risposta del territorio adeguata a quella che potrebbe essere invece una situazione che abbiamo già vissuto, non chissà quanti anni fa, ma 30 anni fa, 40 anni fa. E quindi questa necessità io la vedo come questione importante, prevalente, quotidiana, la preparazione a fatti o eventi sismici, del resto come avviene per esempio in Giappone o in California, credo che faccia parte anche dell'indice di civiltà di un popolo. Ritorniamo al discorso formazione. Ritorniamo al discorso di prima, ecco, quindi si ragiona, si riflette sulle cose, però si torna poi sempre al punto di partenza. Mi pare che c'è stata una prova di evacuazione che non ha avuto poi molta, non c'è stata molta gente, forse come dicevi tu, non hanno capito l'importanza di queste prove, di questi, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti, ma alla fine non c'è stata molta presenza di persone, insomma, nel senso. Rosario, faccio questo tipo di provocazione, di domanda a me stesso, ecco, c'è stata questa prova con grande impegno, ritengo, certo, sicuramente da parte degli come? Operatori. Il problema è, se scendiamo dopo la trasmissione, il piacere prendere il caffè insieme, e chiediamo in caso di emergenza lei dove dovrebbe andare, la risposta non sarà lo sanno. Non lo so. Questo è grave. E questo è un fatto molto grave, così come è grave che un ragazzino, io so di scene di panico vissute a metà dicembre, se non sbaglio, a seguito di uno sciame che c'è stato con una scossa, sì, un po' più forte delle altre, che francamente dovrebbe essere evitato, perché immaginiamo una condizione del genere, magari con uno sciame più intenso e con qualche scossa di magnitudo più alta, che cosa succede? Non siamo nelle condizioni di gestire e governare un fenomeno del genere. È doppiamente grave perché sappiamo che quelle sono situazioni che possiamo trovarci dall'oggi al domani, certo, a gestire. Continuo e chiudo con la domanda che tu mi hai fatto. Gli altri argomenti che ci accingevamo a trattare con la rubrica che tu sei stata così, voglio dire, generosa ad affidarci, riguarda un po' problemi e temi relativi alla bioarchitettura, cioè tutto quello che oggi è collegato anche ai materiali per l'edilizia, a quello che invece può rappresentare maggiore sicurezza per l'essere umano, risparmio energetico, capacità di smaltimento dei materiali non più utilizzabili. Quindi anche in questo credo che un'educazione all'impegno sia un fatto molto importante. E soprattutto un altro aspetto che secondo me è centrale è quello sulla ricaduta di questi fenomeni negativi e di questi problemi sulla salute umana. Ecco, infatti ne parlavamo a telecamere spente, perché mi pare che già è in programma, sì, un altro incontro su questo, perché anche di questo bisogna rendersi conto. Sulla salute umana un po' si sa, ma forse, come dicevi tu, non si capisce veramente la gravità. Il problema è proprio questo, perché molto spesso, sai, nel vissuto quotidiano sentiamo molto ripetere, sai, quella persona è venuta a mancare, solito problema, solito male, solite patologie,
evidentemente anche dietro questi fenomeni c'è una lettura da fare e devo dire non c'è quella necessaria valutazione che dovrebbe essere anche statistica in ordine a tutto quello che si verifica, perché l'aumento di certe patologie o quantomeno il verificarsi di alcune altre che in precedenza non c'erano, certo, significa che qualcosa sta cambiando, è mutato. Io ho già riferito, se non erro in un'altra trasmissione, forse proprio con Ente Istituzioni, una cosa che mi colpì moltissimo nel corso di una nostra conferenza a Ginevra, quando un docente molto bravo ci spiegò in maniera molto semplice che cosa significava non avere una sorta di solidarietà, di intenti comuni tra i popoli, per esempio, che si affacciano sul Mediterraneo. Guarda, visto dal satellite, il Mediterraneo è un laghetto. In questo laghetto però convergono che cosa? Quelle che sono sostanze inquinanti chimiche prevalentemente dal nord, anche dai paesi che non affacciano sul Mediterraneo, inquinamento biologico da quelli del sud. Allora, che noi in Italia ci sforziamo, facciamo benissimo, intendiamoci, e dobbiamo anche moltiplicare queste iniziative, ad avere depuratori, ad avere le coste pulite, a controllare che nessuno versi in mare rifiuti, voglio dire, tossici, va benissimo. Però se questa linea non è condivisa dagli altri popoli, il Mediterraneo rimane inquinato e il pescato del Mediterraneo è quello che entra nella catena alimentare. E quello che entra nella catena alimentare rappresenta naturalmente un problema per la salute umana. Allora, se non c'è coordinamento, perché sappiamo che magari i paesi del Nord Africa non fanno parte della Comunità Europea, la Comunità Europea non fa parte ovviamente di altre realtà che pure insistono sul Mediterraneo, ma se non creiamo un momento comune in cui questi problemi vengono affrontati e trattati, parliamo di globalizzare le politiche di gestione, di amministrazione, politiche economiche, ma paradossalmente, torniamo al problema di partenza, non vengono invece studiate delle misure rispetto a fenomeni che non possono essere più trattati dagli stati singoli, ma devono essere trattati da una comunità. Io ritengo che l'organismo più accreditato rimanga Nazioni Unite, con UNEP, appunto, con l'organismo specializzato che si occupa espressamente dell'ambiente. Però, se devo essere franco, mi pare che in questi ultimi anni ci sia stata una sorta di disattenzione o quantomeno di disorganizzazione che non ha portato quei risultati che invece ormai necessitano, sono fondamentali, sono prioritari rispetto a tanti altri. E ritengo invece, tornando al nostro contesto ambientale, che un controllo anche statistico di quello che avviene nelle varie aree di patologie che magari si manifestano sempre con maggior frequenza diventi una priorità assoluta e necessaria. Questo ci farebbe capire, ci darebbe gli elementi per studiare, capire e porre ancora di più rimedi sensati e opportuni a seconda di quello che risulta da questi studi. Ecco. E noi continueremo, grazie a te, agli ospiti tuoi, a battere il ferro su questa tematica che è importantissima. Il resto è l'anno dell'ambiente, almeno questo ci fa piacere. Allora, la prossima volta, da come anticipato, penso che parlerai proprio di questo, sì, della ricaduta sulla salute umana di tutte queste problematiche. Va bene? Sì, va allora, bene. La prossima, dove però condurrai tu questa volta. Abbiamo fatto la nostra chiacchierata per buon augurio. Per non sono bravo come te, ma ci proverò. Sei bravissimo. E allora, grazie all'avvocato Picone, di nuovo questo lapsus, sai perché? Lo diciamo, non è un problema. Perché ho lasciato da poco questo amico che è un attore, poi fa tutt'altro. È questione di una consonante. Ma siete due amici, è una consonante. Grazie ancora, grazie a voi per l'attenzione. Grazie ancora, buonasera.